Un saluto alle organizzatrici e a tutte le partecipanti e partecipanti a questo convegno, al quale non potendo partecipare di persona ho deciso di mandare questo video. Non è facile fare oggi nella scuola italiana dove io insegno filosofia, didattica delle autrici antiche, moderne e contemporanee, soprattutto quando queste sono filosofe. Infatti, nei manuali di filosofia proposti dalle case editrici sono quasi del tutto assenti percorsi didattici dedicati a questo tema. Quindi, quando un docente o una docente vuole proporre percorsi di questo tipo, deve fare da sé, deve costruire in autonomia i propri progetti. I progetti didattici più difficili da realizzare sono quelli che riguardano la filosofia antica. Il protagonismo delle donne filosofe appartenute all'antichità, infatti, è di difficile ricostruzione perché quasi mai possediamo i loro scritti. Possiamo ricostruire le loro vite, il loro pensiero, attingendo le testimonianze di filosofi, storici, contemporanei o successivi. Però queste fonti devono essere accuratamente vagliate e soppesate, poiché in molti casi le narrazioni in esse presenti sono in realtà soltanto dei modelli costruiti dagli uomini, usati per educare e per ammonire le donne stesse. In molti casi quindi non restituiscono personalità autentiche. Ciò nonostante, io ritengo che sia molto importante valorizzare le filosofe antiche. In fondo, nei manuali di filosofia che usiamo nella scuola sono presenti filosofi di cui non possediamo scritti, come ad esempio i fisici monisti, come ad esempio Pitagora stesso. Ecco, allora, perché non fare la stessa cosa per le donne filosofe? Una figura che merita senz'altro di essere valorizzata è quella di Ipazia di Alessandria, una filosofa, matematica e astronoma vissuta tra la fine del IV e l'inizio del V secolo d.C. Qui ve la propongo in una sua raffigurazione ad opera di Jules-Maurice Gaspard, un suo ritratto immaginario che oggi è il più utilizzato per rappresentarla. Prima di entrare nel merito della vita e del pensiero di Ipazia, io però ritengo che sia necessario procedere ad una contestualizzazione sia storica sia di genere della sua figura. Per quanto riguarda la contestualizzazione di genere, una prima lezione potrebbe essere dedicata al ruolo che la donna ha avuto nella società antica e tardantica al fine di far emergere come sia la donna greca sia la donna romana vivessero in una condizione di forte subordinazione al soggetto maschile. Un'opera importante alla quale fare riferimento per progettare questa lezione è il primo volume, il volume sull'antichità della storia delle donne in Occidente di Duby e Perrault, un'opera che ha già alcuni anni di vita, ma che io ritengo sia ancora molto valida. Sempre per quanto riguarda la contestualizzazione di genere, nella seconda lezione io entrerei nel merito dei pregiudizi che i filosofi dell'antichità hanno nutrito nei confronti delle donne, in particolar modo a partire da Aristotele, che nei suoi trattati di biologia ha elaborato una teoria della differenza intesa come inferiorità della donna rispetto all'uomo. Ma in questa lezione io farei emergere anche la teoria di Platone, che nel quinto libro della Repubblica elabora invece, a proposito del rapporto tra uomo e donna, una teoria dell'uguaglianza, poiché nel suo stato ideale le donne custodi dovevano essere soggette alla stessa educazione dei maschi e dovevano prendere parte al governo militare e politico della città. È vero che in ognuno dei compiti svolti, secondo Platone, l'uomo finiva per eccellere sulla donna, però questa prospettiva che lui propone è sicuramente una importante novità nell'ambito della società patriarcale in cui lui è vissuto. Elaborerei questa lezione
In forma laboratoriale, cioè attraverso un lavoro affidato agli stessi studenti che dividerei in piccoli gruppi, ad ogni gruppo affiderei l'analisi delle fonti aristoteliche e platoniche che si esprimono sulla figura femminile, chiederei loro poi un'esposizione del lavoro svolto e infine concluderei questa lezione con un intervento del docente della docente teso a fare una sintesi dell'elaborazione svolta dagli studenti e dalle studentesse, eventualmente a completarla se ve ne fosse bisogno. La terza lezione, sarà dedicata a mettere in evidenza, la problematizzazione a cui il patriarcato è giunto nell'ambito di alcune scuole, filosofiche dell'antichità che avevano aperto le proprie porte alle donne. Tra queste abbiamo, la scuola, pitagorica, nell'ambito della quale si sono formate, diverse filosofe. Una delle più importanti è, Teano, che è stata molto probabilmente anche la moglie di Pitagora e che è descritta dalle fonti come una donna dotata di forte personalità e anche come un emblema di conoscenza e di rigore morale. Un'altra scuola che ha aperto le proprie porte alle donne è la scuola epicurea, nell'ambito della quale bisogna menzionare sicuramente Pompea Plotina, che era anche un'imperatrice in quanto è stata la moglie di Traiano, che a Roma è stata una importante rappresentante della scuola epicurea. Dopo essere entrati nel merito della contestualizzazione di genere, nella quarta lezione, in forma di lezione frontale, io entrerei nel merito invece del contesto storico durante il quale è vissuta Ipazia. Ipazia vive ad Alessandria d'Egitto tra la fine del IV e l'inizio del V secolo d.C., in una fase storica in cui l'impero romano sta tramontando e un nuovo mondo contrassegnato dalla civiltà cristiana sta sorgendo. Un mondo in cui il cristianesimo istituzionalizzato e diventato anche religione di Stato si pone come obiettivo lo sradicamento del paganesimo. Questo obiettivo però è stato ostacolato da una larga fetta dell'aristocrazia che deteneva il potere ad Alessandria d'Egitto, aristocrazia che era fedele alla tradizione politica dell'impero precristiano e aveva un legame molto stretto con il platonismo. La stessa famiglia di Ipazia apparteneva a questo milieu culturale e politico. Il padre di Ipazia, Teone, un matematico dell'epoca, era un uomo molto importante ad Alessandria. Era il rettore del museo della città, che era un luogo di ricerca, oltre che luogo di incontro tra i sapienti del mondo antico. Ad Alessandria un'altra istituzione importante era il Serapeo, il tempio pagano dedicato alla divinità di Serapio, che alla fine del IV secolo è stato distrutto dai cristiani che cercavano di avere la meglio sul paganesimo. Ecco, qui vi ho inserito un'immagine delle rovine del Serapeo così come si presentano oggi e quest'altra immagine invece raffigura il vescovo della città di Alessandria in piedi sulle rovine del Serapeo stesso. Cultivato il lavoro di ricostruzione storica, nella quinta lezione si entrerà nel merito del percorso biografico e intellettuale di Ipazia attraverso l'uso di alcune fonti, poiché gli scritti di Ipazia purtroppo non sono giunti fino a noi. Tra queste fonti abbiamo storici cristiani vissuti contemporanei di Ipazia, ma abbiamo anche filosofi vissuti in età successive. Tra le fonti, una delle più importanti è quella che fa riferimento all'epistolario di Sinesio. Sinesio è stato un filosofo neoplatonico che è diventato poi vescovo cristiano, che è stato un allievo di Ipazia ed è stato un
un suo grande amico. Ecco, Sinesio ha scritto anche alcune lettere di Pazia attraverso le quali è possibile ricostruire la sua biografia. Qui vi propongo l'immagine, la riproduzione di una di queste lettere che lui gli ha scritto. Questa lezione sarà organizzata in modalità laboratoriale attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti che, organizzati in piccoli gruppi, avranno il compito di ricostruire il percorso biografico intellettuale di Pazia utilizzando proprio queste fonti che ho menzionato. Dopo la precedente lezione in modalità laboratoriale, la sesta, in modalità frontale, sarà tenuta dal docente o dalla docente, sarà, tesa della ricostruzione del percorso biografico intellettuale, di Pazia, fatta valendosi, sia del lavoro, svolto, dalle studentesse e dagli studenti, ma anche da alcune importanti ricerche sui Pazia che sono state, prodotte in tempi recenti, come quella di Silvia Ronchey o quella di Gemma Berretta. Attraverso queste ricerche, Ipazia sarà collocata nella linea della tradizione iniziatica neoplatonica a cui lei è appartenuta, sarà fatto emergere, il temperamento, da lei posseduto, temperamento morigerato, in quanto ispirato al modello ascetico della filosofia platonica. Importante anche, mettere in evidenza la fama che Ipazia si è guadagnata nel suo tempo tra i potenti, insomma, della sua epoca, in quanto Ipazia era una donna molto sicura di sé, non soltanto nella sfera intellettuale, ma anche in quella politica. Era una donna molto diretta e molto franca nel parlare, anche quando si trovava al cospetto dei potenti della propria città. Importante sarà far emergere quindi la sua relazione con le figure più significative della sua epoca, con l'allievo Sinesio, a cui abbiamo già fatto riferimento, ma anche la sua relazione conflittuale con il vescovo Cirillo, il vescovo della città di Alessandria, che è stato un po' il responsabile della sua morte, poiché Ipazia è stata uccisa nel 415 dai monaci Parabalani, seguaci di questo vescovo. È stata letteralmente scorticata viva con dei cocci taglienti da questi monaci al servizio di Cirillo, che vedevano in lei una nemica che trasgrediva quelli che erano i codici di condotta che i padri della Chiesa imponevano alle donne. La settima e ultima lezione sarà dedicata alla visione di un film su Ipazia, alla visione del film Agorà del 2009, diretto dal regista cileno naturalizzato spagnolo Alejandro Amenábar. La visione di questo film sarà preceduta da una introduzione della docente, con la quale, oltre a sottolineare l'importanza di quest'opera, saranno segnalate alcune sue incongruenze storiche legate soprattutto al tentativo di Amenabar di attualizzare la figura di Pazia, facendo di lei una sorta di Galileo Galilei in gonnella, quando invece, come noi abbiamo visto, Pazia è stata una filosofa pienamente inserita nel contesto culturale del suo tempo. Alla visione del film seguirà l'assegnazione degli homework consistenti nella richiesta di produrre un video su Ipazia, ma anche nella richiesta alle studentesse e agli studenti di fare una recensione del film Agorà per una rivista di studi di genere. Vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che questa mia proposta possa esservi utile. Si tratta di una proposta che io ho elaborato tenendo conto del progetto didattico in cui ho coinvolto alcune studentesse, alcuni studenti di una classe quarta del liceo Ariosto di Ferrara in cui io insegno nell'anno scolastico 2022-2023.